Ciao a tutti, scusate quest'aria meravigliosa che ho a fine giornata. Oggi è il 3 di febbraio e mi sono pensata una cosa. Allora, vorrei provare a fare una sfida contro me stessa. Ho visto i video sul minimalismo, diciamo, e c'era chi suggeriva che per diventare minimalista una possibilità era eliminare un oggetto di casa al giorno che non si utilizza. Ora, io non ho la minima intenzione né probabilmente la capacità mentale di diventare minimalista, però, visto che io in realtà non butto via mai niente, ma nemmeno cose che andrebbero buttate evidentemente, voglio mettermi alla prova e tentare di scegliere un oggetto al giorno da buttare via in tutto il mese di febbraio. Siccome per me questa sfida sarà molto difficile, ho deciso che farò un oggetto al giorno dal lunedì al venerdì per il mese di febbraio, quindi dovrebbero essere in totale 20 oggetti. Partirei, visto che oggi è lunedì, col primo oggetto del giorno. Allora, partirò da cose poco dignitose e ci sta che rimarrò su cose poco dignitose. Voglio eliminare lo zuccotto perché questo zuccotto ha l'alimentatore rotto. Io l'ho tenuto per due motivi, anzi per tre motivi. Il primo è che appunto non butto via le cose nemmeno quando sono rotte. Il secondo è che ho pensato che potessi sostituire l'alimentatore con un altro, ma non lo trovo da nessuna parte. Il secondo motivo è che ho detto, vabbè, allora la uso come scatola perché sto coso si apre, c'è uno scomparto dentro, però oggettivamente non è fatto per questa funzione. Ciao a tutti! Allora, oggi è il 4 di febbraio, è il secondo giorno del declutter del mese e oggi voglio mettere via una cosa che assomiglia come ragionamento al primo giorno, questa. Questo è il Clarisonic. È un dolore atroce buttare via il Clarisonic, però purtroppo ha avuto lo stesso problema del nostro amico Zuccotto, quello di ieri, perché praticamente piano piano il caricabatteria del Clarisonic si è sempre più rotto fino a che non carica più il Clarisonic, che è completamente scarico. Ciao a tutti! Oggi con questo meraviglioso trucco sfatto e anche capelli mi accingo a eliminare il mio terzo oggetto da casa. Allora, l'oggetto di oggi è una cosa che era inevitabile. Sono i miei stivali. Questi stivali qua. Semplicemente perché sono rotti. Allora, a parte il fatto che sotto non vedete perché c'è il riflesso della luce, ma insomma, qua entrambi hanno una spaccatura per cui entra acqua, ma poi sono. Ho scelto il momento sbagliato, sono scollati. Quindi, siccome sono una pezzara, avevo pensato di tenerli ormai tutto il resto dell'inverno. Voi calcolate, ora siamo a febbraio, quindi un altro mese più o meno. Ma direi che questa è l'occasione di buttarle anche perché ho paura ogni volta me li metto che mi rimanga la suola da qualche parte in giro per Trieste e io debba andare in giro senza scarpa. Ciao a tutti! Allora, oggi è il 6 febbraio e prendiamo la cosa da buttare. Ho pensato di buttare questa cover. L'avevo comprata negli Stati Uniti per il mio telefono. L'ho usata tanto e ora si è tutta annerita qua al lato, cioè ha fatto quella cosa e fanno le cover di diventare nera. In più il mio telefono dietro, se avete visto un video in cui tentavo di ripararlo, si è completamente tutto spaccato, quindi se ci mettessi questa che è trasparente si vedrebbe che il telefono è completamente distrutto dietro. E infine questa cover è carina, però fa diventare il telefono di questa dimensione qui, cioè ovvero gigantesco. Buongiorno, approfitto dei. Sono già vestita per andare a lavoro, ma approfitto degli ultimi 5 minuti prima di uscire per farvi il video su il declutter. Oggi è venerdì 7 febbraio e ho deciso che butterò questo.
Questo coso dalle scritte asiatiche è un prodotto che avevo comprato su Amazon e doveva servire a rimuovere i graffi da delle superfici. Però non fa assolutamente niente. Allora, oggi è il 10 di febbraio, quindi riprendiamo il nostro declutter. Anche questo poco dignitoso come declutter, però avevo tenuto da parte tutti le confezioni vuote dell'Occitane per lavarle e usarle come confezioni da viaggio, ma ho deciso che le butterò. Buonasera, oggi è l'11 febbraio e continuiamo il nostro declutter. Oggi direi che declutteriamo questi qua. Sono due ombrellini vecchi. Vedo facce disperate all'orizzonte che alla fine hanno vissuto delle grandi avventure, come vedete dalla forma di questo chiuso, entrambi hanno insomma le stecche parecchio rotte, quello blu è sopravvissuto anche a una bufera in America, a Boston, ha retto laddove altri ombrelli più prestativi hanno mollato, però entrambi gli ombrellini hanno le stecche parecchio rotte, mi è stato anche fatto notare, forse sono un po' indecenti da andare in giro. Ciao a tutti! Allora, nuovo declutter. Oggi fra le cose da eliminare ci metterei queste. Queste sono tutte le mie bollette cartacee. Credo che forse se le cerco ne potrei trovare anche altre, poi spulcerò per bene tutte, c'ho anche il trucco colato, spulcerò per bene tutte le cartelle che ho, ma ho deciso di buttare le bollette cartacee perché alla fine della fiera sono, c'ho insomma l'accesso online a tutto questo materiale qui, quindi tenere le bollette cartacee mi occupa spazio per niente. Ciao a tutti! Il progetto Declutter prevede anche un oggetto oggi. Oggi ho deciso che darò via questi occhiali, butterò questi occhiali. Questi sono degli occhiali che avevo preso da Primark in Belgio, quindi ormai hanno tipo 4 anni, sono stati estremamente economici e li ho portati anche un bel po'. Però li voglio dar via per tre motivi. Uno, la lente ovviamente non è una lente buona UV, quindi non credo che a parte come accessorio siano indicati per stare al sole. Due, si sono tutti smollati, quindi non stanno più nemmeno aperti e chiusi, perché ovviamente cioè, sugli occhiali avrò pagato 3 euro e hanno fatto anche troppo. E tre, devo dire la verità, credo che non mi piaccia più tanto questo stile, trovo un po' tamarrotto con questa lente così tutta riflettente. Ciao a tutti, segnalate il disastro alle mie spalle, la confusione più completa. Anzi, guarda, giriamo la cosa di qua così la notate meno. Oggi è il 14 febbraio e andiamo avanti con il declutter. Oggi ho deciso di declutterare questo. E in realtà anche questo, perché io ho due scatole di questa cosa. Praticamente queste sono delle lucine molto molto carine a luce solare. Qual è il problema di queste lucine? Funzionano bene, sono belle, sono dei fili lunghi, però sono leggermente sbagliate da essere messe in appartamento dove la luce solare non c'è. Buongiorno. Allora, oggi il declutter del giorno prevede. Ok, allora direi questo. Questo praticamente è un cosino che serviva a tagliare le SIM e che ho usato perché avevo cambiato un telefono. In realtà mi sa che me ne erano arrivati due e l'altro non so dov'è, ma credo che ci sia ancora. E direi che questo magari lo regaliamo o lo diamo via.
Buongiorno, allora oggi andiamo avanti col nostro declutter e oggi direi di eliminare queste. Sono due custodi di occhiali particolarmente brutte di plastica e che tanto non mi porto dietro, le tengo lì a prendere posto per nulla. Ciao a tutti, allora oggi le cose che andremo a eliminare è questo è un accendigas, ma è finito, ecco, mi ha subito confermato, però vi assicuro è finito il gas e niente, lo tenevo per accendere comunque il gas, ma direi che abbiamo cose più efficaci. Ciao a tutti, scusate, sono già in pigiama, ma non ci scordiamo del nostro declutter. Allora, oggi voglio mettere nel mio cestone, che ormai manca una settimana e basta, quindi siamo quasi alla fine del declutter, questa cosa qua. Questo è una bralette che avevo comprato su un sito asiatico. È fatta così, non è imbottita, delle coppette tonde con una forma un po' strana. Questa è la cosa più brutta di questa bralette da sempre perché non hanno una buona forma, sono un po' bozzolose. Che però si possono estrarre volendo, e poi dietro ve la faccio vedere velocemente: c'è tutti questi nastrini così. L'ho portata tanto, ormai ce l'ho da diversi anni, però ho deciso di questa proprio buttarla perché se guardate c'è l'elastico tutto insomma tirato, che ha perso l'elasticità. Ciao a tutti! Allora, oggi continuiamo col declutter, è il 20 di febbraio e quello che vado a declutterare è questo. Questo è un portafoglino, insomma, un portafogliotto, sarebbe ancora utilizzabile, ma l'ho sostituito con uno nuovo che mi piace molto di più. Era di, mi sembra, Stradivarius e l'ho sostituito sia perché appunto un po' era utilizzato questo insetto qui, si stava scolorendo, ma più che altro perché questo borsello mi suonava ogni volta che passavo insomma, alle casse del supermercato, e nonostante la commessa del supermercato gentilmente me l'abbia passato per togliergli l'antitaccheggio, continuava a suonare imperterrito e era un po' imbarazzante perché succedeva praticamente tutte le settimane e io non so cosa è successo. Io questo l'ho comprato online. E quindi alla fine, frustrata da questa cosa, ne ho comprato un altro. Questo l'avevo tenuto da parte per, eventualmente per delle cose, ma l'altro mi piace di più. Questo sta lì nel cassetto senza nessuno scopo. Con una mano sola è difficile fare i video. Qui c'è tutto scuscito, mi c'entra il dito. Le dita mi entrano qua. Non so se lo vedete. Quindi, insomma, alla fine l'ho usato un paio di annetti. Ciao a tutti! Scusate questo aspetto abbastanza devastato, ma il pigiama sotto, ma stamani non mi sento per niente bene. Fatto sta che non sono truccata, non sono sistemata, perché appunto oggi sarà una giornata casalinga, ma noi non ci facciamo abbattere e facciamo di nuovo il video di Clutter. Allora, ho preparato qui oggi l'inizio è lunedì 24 febbraio, quindi questa è l'ultima settimana del declutter. Tutti questi cartellini, che praticamente sono cartellini di conferenze. Questa è una cosa, in realtà non è la prima volta che faccio di eliminare i cartellini delle conferenze, perché andando abbastanza frequentemente alle conferenze, tutte le conferenze hanno un cartellino e quindi va a finire che accumulo queste quantità ingenti di cartellini. Da un lato sarebbe carino conservarli come ricordo di essere stati di qui, di là, a destra e a sinistra, il mio fidanzato per esempio lo fa, però alla fine hai questi mazzi di cartellini che prendono spazio per niente. Ciao a tutti! Allora, siamo agli ultimi giorni di questa sfida. Oggi che cosa declatteriamo? Allora, una cosa banalissima, ovvero cavetto. Allora, io ho guardato tutti i miei cavetti e sono consapevole, forse dovrei mettermi alla luce così, sono
Sono consapevole del fatto che ho una cesta piena di cavi, ne ho veramente una pacchettata e mi ero ripromessa di darle via perché tanto non me ne servono 25, me ne bastano 5 forse. Però, mentre ero lì che cercavo di scegliere quale dare via, non ho avuto il coraggio. Quindi l'unico che ho selezionato è questo. Perché, come vedete, estremamente di quelli, non so se era stato preso da Primark o forse su Amazon, però questo ha sempre funzionato male, quindi questo lo posso buttare via senza sensi di colpa. Ciao a tutti, con la mia solita aria curata, andiamo avanti col terz'ultimo oggetto da declatterare. Allora, oggi una cosa piccola piccola, un orecchino. Questo orecchino è privo di valore, è completamente bigiotteria. E lo avevo per l'ultimo dell'anno al Lago di Garda e ho perso l'altro. Questa è una nuova usanza che ho preso avere, cioè perdere roba a destra e a sinistra. È rimasto da solo, visto che la parte qua di metallo è tutta insomma, si è tutta scolorita e è rimasto singolo, lo butto. Buongiorno! Allora, oggi penultimo giorno della nostra challenge, darò via, butterò una cosa abbastanza scemotta, però butterò tutta questa serie di tappini. In realtà ne ho tanti altri, ma qualcuno non vuole che si buttino, però almeno li dimezziamo. Ciao a tutti! Allora, oggi è ufficialmente l'ultimo giorno della challenge. Dopodiché il mese di febbraio è finito e quindi oggi quello che vorrei buttare, cioè mettere nel declutter, sono queste, non so come farvele vedere con una mano sola, ma ho tantissime scatoline di gioiellini. Queste sono di un'altra cosa. Ne ho altrettante piene di gioiellini, queste sono vuote e mi dispiace un po', soprattutto perché insomma, sono originali Pandora, però io non posso tenere sta cosa. Ho provato a tenerle nel cassetto, mi prendono praticamente un cassetto solo le scatole. Abbiamo finito la nostra challenge mensile, sono qui per fare un attimino il punto della situazione. Allora, questo è il sacco con tutta la roba che ho messo qui in questo mese. Come vedete è un sacco gigantesco e anche pesissimo. E tutta la roba in un mese che ho trovato in casa e non utilizzavo era rotta, occupava spazi senza motivo. Sono rimasta, devo dire, molto colpita da questa challenge per questo motivo, cioè c'ho un sacco pieno di roba che è stata in questa casa chissà quanto, senza che mi servisse a niente. Non mi metto a tirar fuori a uno a uno tutti gli oggetti, tanto li avete visti. Vi faccio vedere solo c'è un bonus, cioè ho infilato in questa busta anche questo qua, che in realtà vi avevo messo in un video, quello riordino il mio armadio, è uscito adesso. Però poi l'ho tagliato perché stava diventando un video lunghissimo. Questo coso qua io ce l'avevo sotto il letto. Ce l'avevo sotto il letto e l'avevo preso da Groupon. Doveva essere un portascarpe, quindi vedete c'ha questi cosi che dovrebbero servire a fare degli spazi per infilare le scarpe. Qui aveva una maniglietta che è strappata e qui aveva il sacco che serviva a tenerlo chiuso. E è fatta apposta da tenersi, credo, sotto il letto come idea, perché appunto tipo, doveva essere una specie di cassettino e voi tiravate così per poterlo infilare. Però a parte la stoffa era terribile, si è tutta sbracata. Qui si è rotto, qui c'è venuto un buco, anche la cerniera è pessima, tende a rompersi. In più sto coso non è adatto per stare sotto il letto perché avendo questa stoffetta attira tutta la polvere e tutti i capelli che avete in giro e li rimangono appiccicati, il che lo rende anche antigenico. E in conclusione vi ripeto, io sono rimasta molto colpita perché la busta, io mi immaginavo di fare sta roba e arrivare in fondo un sacchettino di cose. In realtà ho riempito una busta grande di Primark, cioè è una busta grande
così di roba. Quello che vi vorrei dire è che secondo me è un esperimento molto carino da provare a fare. Cioè, provate a guardare cosa avete nei cassetti, nei mobili, nelle cose, provate a capire se avete cose rotte, inutilizzate, che vi occupano solamente spazio e vi creano solamente caos in casa. Ovviamente questo video non è un video che incita al consumismo, cioè a buttare cose nuove. Le cose che ho selezionato sono state selezionate proprio perché erano rotte o erano inutili. In più, quello che farò adesso è questo: farò una scatola con la roba rotta, perché ovviamente non posso dare un diffusore di aromi guasto, non ci si può fare niente purtroppo per quello. Però le cose invece non sono rotte. Quello che vorrei fare è uno, chiedere alle persone che conosco, amici e così, se gli può servire e nel caso glielo regalo. Per esempio, le lucine so già che c'è una persona che me l'ha chieste. Vorrei anche imparare invece a rivendere le cose. Ora, qua non ci sono cose di grande valore, io probabilmente non ho cose di grande valore, però mi piacerebbe provare a capire se cose, anche oggettistica, è possibile rivenderla in modo da non fare uno spreco e darla a qualcuno che gli serve, che la vuole. E magari io posso riavere una piccola percentuale della spesa che ho fatto per acquistare quella cosa, è stata una spesa sbagliata o quant'altro. Però io ho un grosso dubbio perché io non sono mai stata, non ho mai venduto niente. Ero curiosa di capire come gestire le spese di spedizione, perché ovviamente se ho dell'oggettistica low cost, per cui chiedo pochi soldi. Come gestisco le spese di spedizione? Perché le spese di spedizione purtroppo sono, cioè per quando mi è capitato di spedire qualcosa, sono molto alte. Quindi vorrei capire se esiste la possibilità di avere dei pacchetti, di avere un corriere più economico. Se qualcuno lo sa, mi sarebbe veramente molto utile saperlo. E devo dire che credo che mi piacerebbe ripetere questo esperimento in futuro, magari mettendomi ancora più alla sfida, perché comunque ho visto che ho tante cose che io non utilizzo un granché, non vorrei più, però per sentimentalismo non riesco a dar via. Quindi per ora non mi sono forzata troppo a dar via cose che mi dispiaceva veramente dar via, ho dato solo via cose veramente non potevamo più stare in casa. Però mi piacerebbe mettermi maggiormente alla sfida e liberarmi anche di cose che un po' mi dispiace, però è anche giusto dar via. Sempre in un'ottica non consumista, ma magari cercando persone a cui, che ne so, quella bigiotteria che io non utilizzo più perché non mi ci sento più, perché uno stile non mi piace più, può invece piacere. Vorrei provare a ripetere questa cosa andando più a fondo, però ora un attimino devo riprendermi da questo declutter. E niente, con questo è tutto. Se vi va, iscrivetevi al canale. Se avete domande, lasciate un commento e io vi mando un saluto. Ciao!